Ciao a tutti, oggi prepariamo una ricetta veramente facile e veloce. Andremo a preparare una sbriciolata con Nutella e mascarpone. Per preparare questa sbriciolata abbiamo bisogno di una pasta frolla, eccola qua, io già l'ho preparata e per la ricetta ho seguito la mia, la pasta frolla senza burro che trovate sul mio blog, trovate anche la videoricetta sul canale. Adesso vi ripeto gli ingredienti, però se poi volete vederla vi lascio tutti i link nell'info box. Allora, per preparare la pasta frolla senza burro abbiamo bisogno di 300 g di farina, 2 uova, 100 g di zucchero, 100 ml d'olio e mezza bustina di lievito per dolci. Questa pasta frolla, come vi ho detto altre volte, si prepara molto velocemente, poi essendoci il lievito non ha bisogno di tempi di riposo, quindi veramente veloce da preparare. Per quanto riguarda invece il ripieno, avremo bisogno della Nutella quanto basta, che ho messo a scaldare a bagnomaria. E poi avremo bisogno di mascarpone. Io andrò a utilizzare 250 g di mascarpone. Il mascarpone lo potete usare così, semplice al naturale, oppure potete aggiungere 50 g di zucchero a velo, questo in base ai vostri gusti. Io lo vado a dolcificare con 2 cucchiai di cacao in polvere che ha preparato Chiara, ho fatto anche il video e anche di questo vi lascio il link nell'info box. E adesso lo vado ad amalgamare utilizzando lo sbattitore elettrico. Ecco, una volta che ho aromatizzato il mascarpone con il cacao, ho imburrato e infarinato una teglia per crostate, ho diviso l'impasto in due, vedete, l'ho lasciato un po' da parte e ho steso la frolla sulla tortiera. Adesso qui sulla base vado a mettere un velo di Nutella che ho sciolto a bagnomaria, la Nutella quanto basta. Ecco, una volta riempito con uno strato di Nutella, vado a mettere anche il mascarpone e aiutandomi con una spatola, poi lo vado a stendere bene. Una volta aggiunto anche il mascarpone, ci occupiamo della copertura della torta. Se preferite potete fare le strisce. Come sapete, le strisce della crostata non sono il mio forte, non mi vengono mai tutte uguali. Oppure potete semplicemente creare così delle briciole oppure tagliare la pasta frolla con delle formine per biscotti e adagiare le formine sulla superficie della crostata. Ecco, pronta per essere infornata. Forno statico, già caldo, 180 gradi, lasciamo cuocere per 25-30 minuti. A più tardi. La torta appena sfornata, ora la lascio raffreddare un pochino, poi la tolgo dallo stampo e la vado a spolverizzare con un po' di zucchero a velo. Ecco la sbriciolata con Nutella e mascarpone pronta. Io ve la consiglio perché, come avete visto, è veramente semplice da preparare, è veloce ed è proprio golosa. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farla, mi raccomando, fatemi sapere. Ciao a tutti, alla prossima video ricetta.